sono fatti per c'è lo spessore, coordinato per il punto di vista. Quindi sono appoggiare il contenuto di questa materia, lo accompagno, dal manico verso la fuscia, sempre appoggiato il piano di nato, non finito, perché se il tempo è finito, non ha finito anche spinto, appoggiato, e accompagni lentamente, ad il tempo alla buona di fare solo. Prima ho parlato della mamma, poi metto l'altra, passando l'altra. Se il coltello non è troppo rovinato, una passante sufficiente a fare il tiro. Se ci fosse bisogno, facciamo più due volte. Finito però il lavoro sulla macchina, una passata, se io metto una scheda di coltello uguale, una passata leggera, serve semplicemente a pulire il filo dell'eventuale residuo della madre più morto. Il coltello sarà affilato e scorrevole dal manico alla punta, per tagliare senza strappare. Si fa un po' di filanti per il lavoro, la falce, la seta, la roba, sempre da una parte e dall'altra. Cambia invece il modo di lavorare quando dobbiamo farci le forbici, perché a differenza dei coltelli, le forbici sono affilate solo per la parte. Un'inclinazione precisa di 45 gradi che bisogna rispettare perché anche lì, quando il più grande si può lavorare, la vita è più veloce. Qua sotto trovo un piano affilato a 45 gradi. Non ti sbagli, ti appoggi e la fai scivolare lungo il piano, giri e poi con la palla. La palla ci sarà di alto, punta, il lavoro sulla punta. Mi fermo un altro, naturalmente non ha fotografato un codone. Guardavo eventualmente se poteva interessare abbinare le due giacche allo stesso prezzo della giacca. No, non sono io.
La porchetta è sempre la porchetta. Camera di Superman. Armeria Scarpellini, cosa ci dice un fucile per la caccia agli acquatici? Fucile consigliato, adatto per la caccia agli acquatici in tutti i luoghi praticamente, può essere l'estrema della beretta, A400 estrema. Fucile sintetico, quindi non ha problemi con il ghiaccio, con l'acqua, con le basse temperature, va benissimo. Fucile camerato Super Magnum, quindi ci consente di sparare dai 28 grammi fino ai 69 grammi di piombo. E ha un ammortizzatore di rinculo già montato sul calcio, quindi sparando soprattutto cartucce Magnum e Super Magnum abbiamo un rinculo che è quasi nullo, quasi zero praticamente. Possibilità di allungare o accorciare il calciolo con degli spessori che sono già di corredo nella valigetta, quindi senza bisogno di tagliare e modificare calcio. In questo fucile praticamente abbiamo applicato la nuova meccanica beretta con una valvola forma di clessidra che consente all'aria di passare per fare l'espulsione della cartuccia e non consente ai gas di uscire, mantenendo il fucile più pulito. È una canna balisticamente più performante perché i gas rimangono tutti in combustione. Testina rotante per lo sbossolamento, per facilitare l'estrazione del bossolo, e gli strozzatori che sono di ultima generazione da 7 cm che consentono di sparare anche munizioni d'acciaio e con qualsiasi strozzatura, quindi anche con una stella, due stelle, possiamo sparare tranquillamente cartucce Magnum d'acciaio 36-38 grammi senza nessun tipo di problema. Grazie mille per l'informazione. Prego. Dalla velocità che viene giù
si regola, una cosa del genere. Dai 200 ai 250. Poi è... preso misto. Lo guardavo per cui... Messo il silenziatore? Si sparano, eh. Ma messo il silenziatore? No, decisamente no. Yeah, we're gonna have
Sta facendo il corso. Thank you.
faccia uguale per tutte, sempre nello stesso tempo, intanto levano sempre nello stesso modo, non dà mai dei tanti accelerati o scendere di tempo. Qualsiasi tipo di lama,
parte dall'altra ci arriviamo da qui. Via la mano, importa di usare la macchina qua e pubblica il lavoro fuori. A differenza di quel tre, le pornici sono affidate solo. Qua sotto trovate un angolo piano di 45 gradi, appoggiate e compassate, girate e fate la terra. Appoggiate il piano di grande, molto forte di grido, così non lavorate. Sotto qua le porte. Femmina. Maschio. Il suo maschio è la femmina. Sesso. Rischiano di sparare. Caricate sciallo. Ma questi li fa tutti, li fa. Ascolti, ascolti.